Carissimi amici, buongiorno e bentornati a Cucina Natura e Poesia. Oggi vi presento il risotto più folle del mondo, più pazzo del mondo, il risotto con le ortiche. Ho fatto appassire la cipolla ma senza farla friggere, quindi ho messo 100 g d'olio, la cipolla tagliata il più fine possibile, potevo fare di meglio, e un goccio d'acqua per non farla soffriggere. Arrivati a questo punto, mettiamo a fuoco sostenuto, facciamo prendere vigore alla pentola e procediamo con il nostro risotto più semplice e più buono del mondo. Ho raccolto le ortiche, le ho passate, poi potrete vedere i due video precedenti che trovate nella descrizione. Mi raccomando, mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi sul mio canale. Adesso rovescio un eccellente riso, già ho fatto le misure, io misuro due pugni a testa a persona. Inseriamo un filo di sale, quanto basta, un filo ci basta, e poi aggiungiamo del vino bianco. Tato il riso, incominciamo a mettere una prima parte di brodo, mi raccomando, super bollente, è un trucco importantissimo, un brodo super bollente. Mischiamo bene. Giunti a questo punto, rovesciamo la nostra bellissima vellutata di ortiche. Facciamo un primo giro. Arrivati a questo punto, passiamo al momento più importante, perché abbiamo ultimato il nostro risotto. Spegniamo il fuoco, i fuochi, i fornelli, e aggiungiamo il formaggio grattugiato. Nel frattempo mischiamo bene. Di formaggio il quantitativo che piace, che avete disponibile, che volete. Io ne metto un bel po', un sacchetto intero di 400 grammi. Questo è un risotto per 6. Ovviamente più due porzioni per il bis, per fare un ottimo bis. Per amalgamare bene mettiamo una noce di un po' di più di burro, e poi in questo caso abbiamo del Philadelphia, altrimenti io preferisco inserirci il taleggio, che è eccellente. Anche col Philadelphia viene fuori un buon prodottino. Ora lasciamo riposare e poi mischiamo. Quando si scioglie tutto, mischieremo bene.